ma guarda un po', girando a destra della mappa siamo ritornati qui e guarda che abbiamo trovato. Vieni con noi. Ottimo, 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 ottimo. Me lo stavo per dimenticare, ma abbiamo ottenuto humus, che dovrebbe riportare... No, blocca il nemico con la gravità. Questo non è male, questo non è male. Però io e te facciamo, come al solito, un nostro scambio. Bene, bene, bene. Anche se humus non era una cattiva scelta, purtroppo. Vediamo un attimo. Io ci perdo? Sì, ovviamente. Perché la scelta buona potrebbe essere fare full terra con noi per il Colosseum. Però anche questa parte qui che abbiamo con Africo soprattutto non è terribile. Anzi, vedi, in questo modo avremmo un sacco di HP. Veramente tanti. E per il Colosseum sarebbe buono, sarebbe veramente buono. Però Africo, cavolo. Cioè, in questo modo comunque abbiamo 400 passa HP entrambi. Allora, la scelta è facile. O troviamo un altro Digin prima del Colosseum e noi ci prendiamo Africo insieme a tutto il resto, o facciamo full terra il Colosseum. Però, in teoria, adesso siamo arrivati alla grotta. La grotta di Altmiller. Oh, ma guarda, sta diventando sempre più buio. Chissà come mai, manca la luce. E i nostri avversari sono un verme e una talpa. Ottimo. Va bene. 98, 135, 131. Diciamo che non possiamo lamentarci dei danni, no? Siamo messi bene. A parte un po' mia... è un po' sotto. È un po' sotto a livello di danni. Purtroppo, aggiungo anche. Oh, ma guarda, con rivelazione non ho bisogno di usare la luce. Allora, vediamo, qua si passa. Qui, secondo me, è un mimic. Chissà come mai lo immaginavo. Allora, detto ciò, meteor, meteor, grande impatto e attacca. Figa Garrett che se la... Oh, Gesù. Che va più veloce di Ivan e non si può vedere. Questo è stata una brutta mossa da parte tua. Garrett che attacca prima di tutti, dopo tutto quello che è successo, è troppo. È decisamente troppo. Certo, per carità, Garrett è sicuramente uno dei damage dealer più alti al momento. Quindi... che attacca per prima me. Linfa vitale. Va benissimo. Il punto è che va prima di Ivan, che dovrebbe aumentare le sue statistiche. È quello un po' che mi... Più che altro è diventato veloce dopo che gli abbiamo dato anche l'ultimo Digin di terra che abbiamo ottenuto. È quella la verità. Però non capisco come mai in realtà adesso abbia attaccato prima Ivan di Garrett. Boh, a volte ci sono sti misteri incredibili. Allora, vediamo. Qua sembra tutto a posto. Qua non c'è nulla. Giusto? Sì, non c'è nulla. Prosegui. Oh, cosa sei? Un cagnaccio. Aia, male. Cattivo cane. Allora, uno, due. Grande impatto. E tu curaci tutti. Certo che sti cagnacci fanno male, però in teoria dovremmo esserci ora. Esatto. Bravissimo Garrett. Garrett, adesso che è il più veloce, se la sta cavando da Dio. C'è qualcosa qui. Puoi vedermi? C'è qualcuno là. Avvolto nella luce psicoenergetica. Chi sarà mai? Che ne sai della psicoenergia? E come fate a vedermi? Siamo degli adepti. Avanti, non nasconderti. Anche se volessi muovermi non posso. Come potete vedere? Come puoi vedere? E come faccio a vederti se sei invisibile? Ah, è vero. Non puoi muoverti. Che ti è successo? Eh sì, ho finito il mio elisir e sono collassato qui.
Elisir! Di che Elisir si tratta? Anche se ve lo spiegassi, non ci credereste. Sembri moribondo. La tua vita dipende da quell'Elisir, vero? È così. Potete farmi un favore? Di cosa hai bisogno? Potete procurarmi l'Elisir per me. E dove lo troviamo? Nel fondo della grotta. E laggiù c'è una farmacia. Ingegnoso, vero? Vi spiegherò come arrivarci. Lo farete per me, certo. Stai scherzando, Jaco? Non lo conosciamo neppure. Ha detto che non potrebbe muoversi neppure se lo volesse, giusto? Vuol dire che è in pericolo. Mi sembra naturale aiutarlo. Sono d'accordo con Ivan. Chiunque egli sia, dobbiamo aiutarlo. No, è una perdita di tempo. È vero, dobbiamo aiutare chi è in difficoltà. Va bene così? Allora andrete a prenderlo. Cosa dobbiamo fare per prendere l'Elisir? Prima di tutto dovete inoltrarvi nella grotta. Troverete 5 rocce sporgersi dal terreno. Ruotate le rocce sul lato sinistro e destro. Ruotando le rocce nell'ordine esatto appariranno 5 luci colorate. Luci colorate? Sei sicuro? Sicurissimo. 5 luci colorate sulla parete. Saranno i 5 colori: blu, verde, bianco, giallo e rosso. Girate le 5 rocce colorate di questi colori. Cioè, girate le 5 rocce secondo il colore della luce. La luce che corrisponde alla roccia più a sinistra. Procedendo verso destra, le altre rocce corrispondono al verde, bianco, giallo e rosso. Quando vedrete una luce accendersi, dovrete ruotare la roccia corrispondente. Quindi, procedendo da sinistra verso destra, le rocce corrispondenti dal verde al bianco, giallo e rosso, giusto? Giustissimo. Così facendo, farete aprire la porta segreta. Una porta in fondo alla grotta. E chi ce l'ha messa? Io, scemo. Risale all'antica civiltà scomparsa da tempo. Fate presto. Sta malissimo. Troviamo in fretta quel rimedio, Jaco. Va bene. Andiamo subito. Sbrighiamoci. Un'ultima cosa. L'Elisir si trova sul tavolo, dietro alla porta. Ok, tutto qui? Grazie. Iniziamo la nostra attraversata di questa grotta. Quello mi sa tanto che è un come si chiama? Un mimic. Vediamo se riesco ad ucciderli questi. Rischio letale. Ok. In questa grotta già iniziano a essere un filo più resistenti i nemici. Iniziano a essere un filo più resistenti, neanche troppo. Mimic, strano ma vero, per una volta no. Più continuo a giocare, più ho la voglia di continuarlo questo titolo, perché come ho detto, wow, già l'altra volta, è da veramente tantissimi anni che non ci giocavo e un po' avevo paura che il fatto di conoscerlo, il fatto di appunto non giocarlo da tanto tempo, mi avrebbe un po', come dire, non stufato ma rallentato forse. Avevo quella paura che continuando a giocarlo o mi sarei, fermato perché dico, vabbè, ormai lo so a memoria. Però ho questo continuo, come posso dire, questa voglia di continuarlo dato dal fatto che appunto non ricordo molto del gioco. Della storia meno male qualcosa sì, del primo. Del secondo assolutamente mi ricordo veramente poco. Mi ricordo veramente poco del secondo e anche per quello probabilmente ho al momento più interesse a arrivare al secondo che finire il primo. Ma non tanto perché il primo abbia cose brutte, anzi il primo è, a parer mio, veramente magnifico. Cioè non staremmo qui a parlarne se non fosse proprio per questo. Se non fosse per quella persona che ha venduto insieme al mio primo Nintendo DS anche Golden Sun e Yu-Gi-Oh! E tanti altri giochi di cui alcuni un po' mi pento di aver dato via. Però sono contento di non essere stato stupido. Sono contento di non essere stato scemo e di non aver venduto questo gioco. Ok, eccoci dall'altro lato.
Dobbiamo riuscire ad arrivare in fondo a questa grotta per prendere la medicina al nostro misterioso uomo invisibile. Ecco qua. Al momento, guarda, sono contento dei premi che abbiamo ottenuto grazie alla fontana. Mi ricordavo un po'... Oh, ciao! Mi ricordavo un pelo più forte la spada, devo essere sincero. Me la ricordavo un pelo più forte. Allora, vediamo. Ok. Allora, aspetta un attimo. Facciamo le cose in modo giusto. Congeliamo questo. Tiriamo giù questo qui. Ecco qua. Spostiamo questo qua. Ecco, a posto. E infine eccoci arrivati al nuovo Digin. Allora, salviamo perché ovviamente non si sa mai. Dunque, abbiamo detto, se riusciamo a prendere noi questo qui, ce lo scambiamo con Africo e Africo ce lo portiamo poi nel Colosseum. Dunque, Jaco attacca per primo. Meteor colpo. Grande impatto. Attacca a mano. Ma perché mia non vorrei sprecare inutilmente i pp, semplicemente. Adesso il problema è il fatto che Garrett attacca prima che Ivan possa potenziare, il che diventa un problema a volte. Non capisco a volte però come mai parta prima Ivan e a volte parta prima Garrett. Andata. Come cacchio facevo da bambino a non riuscire a catturarli alcuni? Forse perché veramente non livellavo per niente. Bora. Allora, paralizza il nemico. Devo vedere qual è. 315 di attacco. Beh, non male. Allora, se lo scambiamo con Africo invece, ci abbassa l'attacco ma ci aumenta i pp. Beh, oddio. Allora, aspetta, fammi vedere Bora quale attacco fa, perché se fosse quello che penso potrebbe essere utile anche lui in realtà. Vediamo, mi serve un nemico. Quando vuoi che appare qualcuno non appare mai, ovvio, grazie. Un biscotto, vabbè. Eccolo qua, allora è un golem. Proviamo con Bora, perché se è quello che attacca è un conto, se è quello che lancia le sfere paralizzanti è un altro. No, è quello che attacca e non c'è sicurezza che possa, aia, che possa paralizzare. Meglio allora Africo. Ci fa perdere un turno, ma il prossimo attacchiamo due volte. Ho appena realizzato effettivamente. Però avresti un turno di vantaggio. Ho appena realizzato che in realtà Africo non è una grande idea. Se però prendiamo Humus, cambia di realmente poco per noi. Facciamo in questo modo per adesso. Non in questo esatto momento, ma quando usciremo da questa grotta di sicuro. Anzi, guardiamolo già adesso Humus. Ah, però attacca uno solo, vabbè, non importa. Humus è utile perché perde il movimento il nemico. E beh, oddio. In realtà è un'ottima cosa, soprattutto far perdere un turno al nemico vuol dire essere sicuri di poterlo attaccare nel Colosseum. Qua non c'è nulla, qui c'è qualcosa? No. Ok, però siamo vicini all'uscita. Ok, siamo saliti di livello, ottimo. Ah no, sono scemo io, bastava passare dall'alto. Sono proprio scemo. Ok, però ci siamo, giusto? Oh, finalmente, c'è qualcosa qui? No, andiamo. Mamma mia. Altro enigma stupidissimo con i cosi da far rotolare. Rischio letale. Ecco, addio il cagnolazzo. Dunque, c'è qualcos'altro qua dentro oltre alla mia vita? Allora, dobbiamo salire di sopra. Ecco qua. Qua non c'è nulla. Dobbiamo quindi andare da questo lato per far iniziare a ruotare le cose, vero? No, in realtà mi sa che è solo uno shortcut questo.
Non ci serviva a nulla. Ottimo. Ah, giusto, la cosa dei colori, Uno e due. Verde. No, azzurro. Che era questa qua, quella che abbiamo premuto per primo. Bianco. Ah, c'era andato vicino. La verde era questa qui. Rossa. No, finito. Ottimo. Beh, wow, bell'enigma. Dovevi schiacciare le prime due e poi quelle che uscivano. Qua c'è qualcosa? Per un attimo ci ho sperato che questa roccia nascondesse qualcosa. Ed ecco qui il sorso magico. Direi di fare la cosa più facile. Ritirata e poi rientriamo. Senza stare lì a rifarmi tutto il puzzle. Cioè, ti pare? Ehi là, tizio invisibile, sono tornato. Eccomi, sono tornato. Ciao. Ehi, siete tornati. L'Elisir, presto. Ah, grazie. Mi avete salvato la vita. Ah, finalmente. Salve. Grazie per l'aiuto. Ora starò meglio. Ehi, è un uomo. Che stai dicendo? Cosa ti aspettavi? Non lo so. Beh, non sapevamo con chi stessimo parlando. E sembrate sorpresi della mia apparizione. In realtà no. Dovete essere molto esperti se non vi ho spaventati. Come mai ti sei paralizzato mentre eri invisibile? È la capacità di diventare invisibile. Sei per caso un adepto? Un adepto? Che cosa vuol dire? Forse no. Hai usato la psicoenergia per nasconderti, vero? No, in realtà ho usato questa. Può farlo soltanto un adepto? Beh, sì, mi stavo nascondendo usando la psicoenergia. C'è qualcosa che non quadra in quello che dice. Cercherò di scrutare nella sua mente. Che cacchio fai? Vai via. Che c'è, Ivan? Ma è Babi, il capo di Tolby. E non stavo usando la psicoenergia per nascondersi, ma il potere di un'antica civiltà. Io non ho detto nulla del genere, come fate a saperlo? Quindi devo dedurre che voi siete adepti. Ma allora, ho finalmente trovato i Lemuriani. È vero, siamo adepti, ma cos'è Lemuria? Appunto, che cos'è Lemuria? Come? Siete adepti e non Lemuriani? Ah, interessante. Non è quello che pensavo, però chi se ne importa. Allora mi sbagliavo. Stai cercando i Lemuriani, Babi? Babi, tu sei il capo di Tolby, puoi avere tutto quello che desideri. Perché perdi tempo a cercare questi Lemuriani? Anche il capo di Tolby ha dei limiti. Ogni anno divento sempre più vecchio e debole. Questo corpo non ce la fa più. E quindi ti dispiace invecchiare? Tutti vorrebbero rimanere giovani, ma non è possibile. Aspetta, Geco, ricordi quando eravamo nel Tempio del Sol? Sì. Creden disse che l'alchimia potrebbe sconfiggere persino la morte. Cosa c'è? Ma allora conoscete Creden, certo? Ed è diventato tutto illuminato. Babi! Mio signore, ti abbiamo cercato dappertutto! Yodem ci ha detto che ti avremmo trovato nella grotta di Altmiller! Ehi, non sembri felice di vederci! No, non per quello! Che ci fai in una grotta come questa, mio signore? Ho le mie ragioni! A Tolby sono tutti preoccupatissimi per la sua assenza! Non volevo far preoccupare nessuno! Siamo contenti di averti trovato prima dell'inizio delle finali. Le eliminatorie sono già terminate. Ma perché sei rimasto in questa grotta così a lungo?
Dovevo fare una cosa importante, ma ora è tutto risolto. Benissimo, ora potrei partecipare alle finali. Prima devo finire di parlare con queste persone. Chi sono? Appunto. Sono coloro a cui devo la vita. Grazie di aver salvato il nostro signore. Oh, perdonate la nostra maleducazione. Grazie per aver salvato la vita a Babi. Non c'è di che. Dobbiamo dire a Yodem di dare loro una ricompensa. Potrei parlare con loro dopo la conclusione delle finali. E che palle, ma io sono il signore. Capisco, va bene, faremo così. Non so ancora i vostri nomi. Io mi chiamo Garrett. Lui è Jeco. Ecco appunto. Io sono Ivan. Io mi chiamo Mia. Venite a trovarmi nel mio palazzo dopo la conclusione delle finali. Continueremo il nostro discorso. Però ho un'idea. Perché non partecipate alle finali? I vostri poteri sono interessanti. Ma Lord Babi non hanno superato le eliminatorie. Soltanto i guerrieri che superano le eliminatorie sono ammessi alle finali. E io sono il signore e decido quel cazzo che voglio, va bene? E non credi che aver salvato la mia vita valga per farli accedere alle finali? Effettivamente. Va bene, signore. Sono curioso di vedervi lottare. Andiamo. Sì, forza, andiamo. Wow. Accediamo alle finali del Colosseum. Ci sta chiedendo di partecipare al Colosseum, vero? Dice sul serio. Vuole vederci lottare usando la psicoenergia. Ecco tutto. Le finali. Allora partecipiamo. Chissà cosa succede se diciamo di no. Comunque sì, ovvio. Credi che sia meglio di no? Saremo comunque... Ma scusami, ma io ho detto sì. O ho detto no. No, ho schiacciato sì. Saremo comunque bloccati a Tolby fino alla fine del Colosseum. Babi ha detto che voleva parlare con noi, vero? Sembrava che conoscesse Kraden. Che collegamento ci può essere tra le muri e gli adetti? Credo che possa spiegarci molte cose su quello che sta accadendo. Allora non potremo far altro che aspettare le conclusioni del Colosseum. Odio aspettare. E dai, partecipiamo al Colosseum. Lo facciamo, certo. Bene, è deciso, dovremo fare del nostro meglio. Peccato che si combatte da soli. Se vuoi partecipare, Jeco, noi saremo con te. Andiamo allora. Ovviamente usciamo da qui. Ritirata. E detto questo, noi ci fermiamo qui. Ovviamente il prossimo episodio sarà qualcosa di bello cicciotto. Sarà entrare nel Colosseum e vincere il Colosseum. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito. Come al solito, se avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.